Che vuoi fumare qualcosa? Sì, vai, figlio qualcosa, vai. Figlio l'MS? No, l'MS le un micarbano, piglio un'altra cosa, vai. Le Marlboro? Sì, vai, sono troppo forti americane, poi le tabone un micarbano, vai. E vuoi le Goloise? Per l'amor di Dio, le sono francesi, guarda che... No, piglio qualcosa, proprio qualcosa, piglio qualcosa di forte, proprio un altro, proprio... qualcosa di forte. Mirella! Portaci due canne! Sto in fitto! L'ha detto il filtro. Con il filtro se no le ci fanno male. Ai ai, a proposito le ci fanno male. E che c'è? O che la senti Fiorini, che lo conosci Fiorini? Lo conosco sì, mi dai rendere sordi. Anche lui. Davvero. Però non ne andava a ballare. No. Te le dai rendere uguale. Vabbè. Allora. Lo sai c'è la società? Lo so. No, dai. Tu lo sai per le rintronate, proprio come le rintronate? Non lo so. Le date anche... Lo rintronate io. Perché lo sapevo io. Insomma, tu lo sai, è una geggione, lo sai, la geggia lui. E è una geggione. E che fa? La geggia, lo sai? E è una geggione. È una geggione, la geggia lui, lo sai? E che è lui? Una geggione. Non lo so. Insomma, tu lo sai, le una geggione. Non lo so. Le una geggione. E l'ho aggeggiato io. Lo sapevo. E allora, tu lo sai, le rimbollette le fa un monte di ossa. Le andava a bere la suocera in cucina. C'era un bicchiere, l'ha preso, l'ha buttato giù in ossa. La suocera? Davvero. E che c'erano i bicchieri? Bollette. E allora? E allora ogni volta che la tossisce le attacca un quadro. Gli tocca comprare tutti i giubbetti antiproiettili, perché sì, sennò ne moriranno tutti. A proposito di giubbetti antiproiettili, l'ha saputo di Benucci? E che l'ha fatto? Ma tu l'ha saputo di Benucci? Ma che l'ha fatto? Ma tu l'ha saputo? E che l'ha fatto? E che tu voci? No, e Benucci, la figliolina, quella di 17 anni, la figliolina l'ha chiamato, gli ha detto, babbo, la sgheba. La sgheba, sì, quella piccina, la sgheba. La sgheba. Gli ha detto, babbo, ti devo parlare, babbo, ti devo parlare, babbo, ti devo parlare, dimmi, l'ha detto. L'è andata in salotto e dice, che c'è? Babbo, te lo devo dire, babbo, te lo devo dire, babbo, te lo devo dire. E che c'è, che c'è, che c'è? Aspetta un bambino, aspetta un bambino, aspetta un bambino. Lui per l'appunto ha preso la fossero tre, perché aspetta un bambino, aspetta un bambino. No, dice, ma quella buono. Uno, lui dalla rabbia. Si è alzato, l'ha dato in cucina, l'ha preso 10 piatti, 10 scodelle dalla rabbia, l'ha buttato giù dalla finestra. Dio. Ma l'ha preso tutto, l'ha preso 50 ortelli, 50 forchette, una alla volta l'ha tirata giù dalla finestra. Oddio. L'ha preso tre brocche di 700, l'ha buttato giù dalla finestra. E allora? E allora lì di sotto c'è un servio nuovo, già. Ma... Meno male ne faceva uno solo, perché se le erano due gemelli si rifacevano anche il salotto. Già capito. A proposito, che lo sai Giovannoni? E che l'ha fatto? Tu lo sai fai falegname? Non ha gegione anche lui. Oh, non so che non ha gegione anche lui. Non ha gegione, lo sai che fai le cose? E la geggia. Non ha gegione. Lei ha trovato un lavoro fatto come falegname alla fortezza. Boh, non la buscava un monte di sordi, le era andato a metà lavoro dello stendere, ogni sera malato l'apprendista. Figurati. E allora sai che l'ha fatto? E che l'ha fatto? Da telefonare alla società di Fiorini, gli ho detto, oh, che me la presti Fiorini, o si finisco di lavorare. Figurati. Oh, il Martagliati l'ha saputo lui. No, e che l'ha fatto? Anche l'ha saputo. E che l'ha fatto? 3 giorni fa l'ha saputo, gli hanno schiacciato i cani. No, guarda, meno male che tu me l'ha detto perché non sapevo. Allora l'ha voluto ricomprare. Un altro. L'ha ricomprato un canino, no, io che c'hai per il bambino, no? Ora ella era Pasqua e che ha pensato? Ha pensato di mettergliene dentro l'ovo. L'ha fatto anche bene. Così gli faceva la sorpresa. Percino. Gliene ha portato il canino nell'ovo, gliene ha dato al bambino. Il bambino non ha fatto discorso, ha detto l'ovo l'apro io. Certo. L'ha preso un martello, porta una martellata. E allora la schiacciò ovo e cane. Oh vai. A proposito di schiacciare, lo sai Pugi? E che l'ha fatto? L'andava a ballare.
La trovavo una. Guardate. Dice piacere, Pugli. Se piacere mi chiamo Elvira e fa la fotomodella. Porca miseria. Porca miseria. Porca la presa macchina, dice, via ti riaccompagna a casa. Sì. Sono arrivato in campagna, la stavo in campagna. Le infilavano un fozzo, dice, Madonna mi si è buata la gomma, dice, pace. Se la mordo lo stesso. Va ben mordila, dice, guarda. Mi chiamo Elvira e non faccio la fotomodella, mi chiamo Mario e poi meccanico. Madonna, Pugli l'ha preso il cric e gli ha detto, ah sì, allora guarda, cambiami la gomma, dice, a che tu ci sei, guarda. L'ha saputa l'ultima, me la sono mia ricordata di Tito di Martagliati. No. L'hanno portata a mangiare fuori e poi tutte queste disgrazie l'hanno fuori, portata. Non l'hanno fatto bene. E è l'ultima questa, sta tranquillo. L'hanno portato a mangiare fuori, l'hanno portato a mangiare i pesce. Gli hanno portato due sogliole. Piccino, che? Appena l'ha visto gli è venuto le lacrime agli occhi. Oh, rinome mai. Dice, mi ricordano tanti miei mi ricordo. Ma che l'ha fatto di te? Le sigarette andiamole a prendere al banco, perché in questa alta di popoli il servizio lascia di morta a desiderare. Oh vai, andiamo. Bravi, bravi.